La democrazia sta distruggendo il nostro benessere e la nostra libertà. Un bell'articolo comparso sul sito Ludwig von Mises Italia, tradotto da Christian Merlo. L'autore dell'articolo è Frank Carsten, che insieme a Karel Beckmann ha scritto questo bel libro, Oltre la democrazia, edito da Usemlab. Quasi tutti i paesi democratici soffrono di governi ipertrofici, eccesso di regolamentazione, livello di tassazione ormai insostenibile e di enormi debiti pubblici. Eppure sono poche le persone capaci di capire che la causa di queste problematiche è proprio il sistema democratico stesso. Al contrario, per molti, la soluzione a tutti questi problemi consiste nel rivendicare più democrazia, anziché il contrario. Troppe persone ancora identificano la democrazia con la prosperità, l'uguaglianza, l'equità, la solidarietà, la libertà. In realtà la democrazia si basa su tre principi soltanto, che sono il diritto di voto, il diritto di accesso agli uffici e alle cariche pubbliche e la regola della maggioranza. Non necessariamente la democrazia garantisce il diritto alla libertà di parola, per esempio, anche se molte persone credono ingenuamente che sia così. E nemmeno è vero che la democrazia conduce alla prosperità. Al contrario, i principi su cui si regge la democrazia generano processi che ostacolano libertà e prosperità. Visione di breve termine. Come Hans Hermann Hoppe ha ben spiegato nella sua opera Democrazia e il Dio che ha fallito, il processo democratico conduce a un'alta preferenza temporale, sia tra i governanti che tra i cittadini. C'è una visione di breve termine. I politici democraticamente eletti infatti risultano in carica soltanto temporaneamente e non sono i proprietari delle risorse a loro disposizione, quindi hanno uno straordinario incentivo a spendere i soldi altrui in progetti di breve termine che non hanno riguardo al futuro. Gli enormi debiti pubblici saranno un problema dei loro successori. La democrazia induce parassitismo e lotte sociali. Le persone votano per i politici aspettandosi di essere ricompensati con sovvenzioni e privilegi, pagati dagli altri. Il sistema democratico pertanto promuove la contrapposizione fra gruppi sociali, mettendoli l'uno contro l'altro. Ciò induce ad un comportamento parassitario e innesca lotte sociali. In base al principio democratico, tutte le decisioni sono soggette alla regola della maggioranza, cioè le regole stabilite dallo Stato. E questo è un sistema politico collettivista. In una società libera fondata sui diritti individuali, invece, le persone che hanno divergenti punti di vista e finalità distinte non diventano nemiche l'una dell'altra. Possono cooperare, scambiare o, al limite, in assenza di interazione, saranno indifferenti, ma non potranno utilizzare mezzi coercitivi per sfruttare gli altri, al fine di realizzare i propri fini personali. Ingerenze e interferenze. Molte persone associano la democrazia alla libertà, ma nessuna libertà è al sicuro in un regime democratico. La maggioranza, infatti, o più spesso qualche piccolo gruppo di pressione politicamente influente, può intervenire a limitare le libertà personali. Per esempio, si può vietare alle persone di bere alcolici, di manifestare dissenso nei confronti delle guerre, di effettuare determinate scelte. Gli stati democratici intervengono incessantemente nelle transazioni volontarie tra venditori e compratori, tra datori di lavoro e dipendenti, tra affittuari e proprietari, tra fornitori di servizi e clienti, eccetera. Intervengono anche nelle libere scelte personali dei cittadini, attraverso una serie di regolamentazioni, licenze, autorizzazioni, diritti esclusivi, doveri, obblighi, proibizioni e così via. La libertà di cui ancora godiamo nelle società occidentali non la dobbiamo certo alla democrazia, bensì alla nostra propensione alla libertà che abbiamo ereditato dal passato. Collettivismo e remissività. Le decisioni democratiche sono intese dalle persone come legittime, perché si suppone che siano state assunte direttamente dal popolo stesso. Ciò induce le persone a credere che debbano necessariamente sottomettersi alla regola della maggioranza. Anche se non condividono prescrizioni e regole, sentono di dover però rispettarle. Le persone cercano poi di appoggiare quei partiti al potere che promettono di approvare leggi e redistribuire quei sussidi a loro vantaggio. Questo
Così è accaduto che la spesa pubblica è passata da un livello grosso modo pari al 10% del PIL negli anni antecedenti alla Prima Guerra Mondiale all'attuale 50% circa, in quasi tutti i paesi democratici. Questa tabella riporta la crescita negli anni della spesa pubblica, che è passata in tutti i paesi democratici da valori intorno al 10-15% all'attuale 45-50%. Corruzione e abuso. In democrazia il governo eletto dispone di un potere praticamente illimitato e vanta il controllo pressoché esclusivo di tutte le risorse prodotte dalla società, perciò gli interessi precostituiti e i gruppi di pressione dietro le quinte cercano in tutti i modi di influenzare il governo a promulgare leggi che vadano al loro effettivo vantaggio, in modo particolare le banche e i centri finanziari, che insieme al governo hanno istituito un sistema di moneta fiduciaria che può essere controllato e manipolato a loro piacimento, ma ci sono molti altri poteri forti che sfruttano il sistema a discapito di tutti gli altri: sindacati, ONG, aziende farmaceutiche, agricoltori sussidiati e il complesso militare industriale. I singoli cittadini possono fare ben poco. Al massimo possono scrivere, piazzare una croce ogni tanto su una scheda elettorale senza però riuscire a inchiodare i loro governanti alle proprie responsabilità. Quindi la causa dei mali economici e sociali non è tanto che si siano insediati i politici sbagliati al potere, è lo stesso ordinamento democratico la causa all'origine di tutti i problemi. È pertanto necessario cambiare il sistema. C'è bisogno di meno democrazia, non di più democrazia. Bisogna esautorare il governo e promuovere il decentramento dei processi decisionali. Per concludere, suggerisco personalmente la lettura di questo bel libro, Oltre la democrazia, di cui ho realizzato questa videolettura sintetica. La trovate su YouTube inserendo le parole chiave Alessio Piana, Oltre la democrazia.